chiamo Andrea Levin, ho 36 anni e sostanzialmente ho messo in piedi questo progetto della Miagola Caffè. È un progetto che ho messo in piedi l'anno scorso e un po' alla volta siamo arrivati a questo locale. Si chiama Miagola Caffè perché è un caffè che vuole comunicare molte cose, soprattutto sul mondo degli animali, sul mondo dei gatti in particolare, ma si chiama così anche perché la comunicazione è centrale e quindi è un caffè che vuole anche aiutare le persone a comunicare meglio tra loro e sappiamo che anche in questo gli animali ci aiutano. È un progetto di innovazione sociale sul territorio, un progetto di collaborazione con tante piccole eccellenze locali, questo perché ho pensato fosse importante localizzare molto bene questo progetto a partire dal nome. Il primo locale dei gatti non è un caso se viene ospitato qui a Torino. Torino infatti è il Museo Egizio, che è il secondo museo al mondo dopo il Cairo, e sappiamo che i gatti erano venerati nella cultura egizia. Torino è anche conosciuta come la città magica, quindi magia bianca, magia nera, e anche con questo il gatto si sposa molto bene. E infine Torino è la città dei salotti per antonomasia, quindi quale posto migliore per ospitare il primo cat caffè d'Italia. Un altro aspetto importante di questo progetto, che è un progetto di imprenditoria al femminile, lo staff al femminile, io ho voluto anche con questo provare a lanciare un messaggio a livello occupazionale, e anche perché tra l'altro sono più le donne amanti dei gatti. Un altro aspetto importante di questo locale è che è stato arredato con un gusto un po' retro, quindi tavolate che creano aggregazione sociale. L'idea infatti è di poter riprodurre un po' il contesto che si trova spesso in montagna, quindi un ambiente rustico dove le persone si siedono a una tavolata anche di persone, diciamo anche dove ci sono persone che non si conoscono, e quindi anche i centri tavola hanno il muschio proprio per ricreare un po' questo gusto di casa. Un ambiente quindi che facilita la comunicazione tra le persone. In questo contesto c'è anche un pianoforte, che era il pianoforte di mia mamma, e ci tenevo fosse qua dentro perché in primis questo progetto che mi vede coinvolta molto sul livello personale è dedicato. Al fondo, sulla parete destra, trovate anche 6 buche delle lettere. È un oggetto che io ho trovato in un mercatino a Moncalieri. Tra l'altro è un oggetto di valore perché è degli anni 20, ma ho pensato, caspita, 6 buche come 6 gatti. E quindi era un modo diverso anche per far partecipare i bambini, ma perché no, anche qualche adulto, e consentire a loro di fare un disegno, di lasciare un messaggio. È un modo diverso per far percepire la presenza delle persone in questo locale. Anche tutti i piccoli arredi come giochi per i gatti, abbiamo diciamo pensato a cose semplici, quindi trovate anche qui gomitoli di lana. Abbiamo voluto anche ricreare un contesto che potesse ospitare i nostri piccoli amici, quindi dei cassettoni al muro che si sviluppano in altezza dove loro si possano rifugiare all'occorrenza, perché appunto ai gatti piace rannicchiarsi in posti comodi e ai gatti piace molto dormire, quindi è anche normale che li troviamo anche a volte appartati. Le persone che ci hanno messo tanta passione, perché il destino ha voluto che le persone con cui io mi sono messa in contatto erano persone che o avevano animali o li hanno persi, e quindi davvero hanno voluto fare tantissimo. L'architetto che ha lavorato con me, anche lo vedete, insomma, esteticamente questo locale comunque ha cercato di distinguersi un po', prego, non si preoccupi, questo progetto mira poi anche ad avere un valore diciamo sociale molto importante. Questa impronta sociale la diamo anche grazie alla presenza di un video wall all'interno di questo locale, un oggetto tecnologico, uno schermo che fa vedere regolarmente le video adozioni di gatti e cani che possono essere adottati sul territorio. Io ho pensato molto che questo locale diciamo dovrebbe poter creare valore per tante persone, soprattutto per chi magari il gatto l'ha perso, per chi non lo può mantenere,
ma anche avvicinare tanti che stanno pensando di prenderlo, e quindi in questo modo noi li indirizziamo verso le idonee strutture di territorio. È anche un modo per promuovere in qualche modo anche il volontariato in questi contesti. Nel tempo questo locale diciamo avrà delle aree tematiche che si svilupperanno sul piano sopalcato, è infatti un locale che si sviluppa su 3 livelli. Abbiamo un'area diciamo dedicata alla casa del gatto, un'area per la somministrazione e poi appunto abbiamo quest'area dove nel tempo svilupperemo un'area educativa dove i bambini possono imparare sul mondo degli animali e un'area diciamo di co-working che sarà una piccola saletta che potrà ospitare un sistema di videoconferenza e quindi potremo creare l'angolo del veterinario. Un'altra cosa che partirà, ci sarà una piccola saletta, perché ovviamente lo spazio non è così grande, con un sistema di videoconferenza, un tavolo, immaginate 3 sedute, entra il veterinario, entra il professionista fuori sede, chiunque voglia appoggiarsi a questo spazio per comunicare con la sua realtà di Milano piuttosto che di Londra, cioè la videocomunicazione per ovviamente non spostarsi in macchina, quindi non CO2 nell'ambiente, eccetera, eccetera. Tutto questo ha un filo conduttore che è la comunicazione e che è l'amore per gli animali, quindi da lì siamo partiti. Questo spazio può ospitare eventi, mostre e altre cose e un po' alla volta lo facciamo partire. Tutto questo lo faremo partire in un secondo momento, nel frattempo ci interessa che le persone che vengono qui si trovino a loro agio, che siano diciamo, alla ricerca di una pausa di benessere in compagnia dei nostri 6 amici, che sono diciamo, in primis i veri proprietari di questa casa, quindi siamo molto attenti anche al loro benessere. Ci importa quindi che il Miagola Caffè o il Miagola Caffè sia coerente per il messaggio che vuole offrire, quindi comunicazione tra persone e animali, diciamo un contesto di educazione, quindi di rispetto reciproco, e allo stesso tempo il Miagola è quindi un ambiente anche dove si possa consumare e mangiare bene. Grazie. I gatti stanno bene? Che voi siate soddisfatti di quello che consumate, perché anche la doppia lettura mia gola vuole essere ovviamente coerente col messaggio. Grazie. Ho concluso con questo. Ciao, News Events Turn.